Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo ad inaugurare un nuovo format e con questo nuovo format prepareremo insieme la giornata di campionato. Ogni settimana infatti analizzeremo il match, le probabili formazioni e vi dirò anche quali sono secondo me i calciatori che potranno fare meglio in modo da schierarli all'interno delle vostre formazioni. In più vi ricordo un sacco di appuntamenti per i prossimi giorni. Abbiamo stasera ore 19 la prima live pregiornata, domani ore 13 la seconda live pregiornata, quella più vicino al fischio d'inizio, mentre domenica sera, per la prima volta in assoluto, alle ore 20 e 15, ci troviamo sulla piattaforma Viola per seguire insieme Roma-Sassuolo. Seguiremo la partita con tantissimi spunti a tema fantacalcio e ovviamente anche per quello che riguarda Project X. Come? Non sai ancora cos'è Project X? Puoi vederti qua il video dove spiego questo fantastico progetto in cui insieme alla community guideremo una squadra composta da solamente giocatori italiani contro i migliori fanta YouTubers d'Italia. Veramente un progetto mozzafiato. In più ragazzi state ben sintonizzati sia qua sul canale, guardate i post, ma anche sugli altri miei social, Instagram e Facebook, perché sono in arrivo tutti i ballottaggi in cui sarete proprio voi a decidere chi mandare in campo per questa terza giornata di campionato per quanto riguarda Project X e il Fanta YouTubers. Ora passiamo ad analizzare le partite del terzo turno di campionato. Come al solito vi invito a lasciare un like, iscrizione e campanella e adesso iniziamo. Il programma per questa giornata è quello tra Empoli e Venezia che si giocherà domani alle ore 15. L'Empoli si schiera con Vicario in porta, Marchizza, Luperto, Ismaili e Stojanovic. A centrocampo dovrebbero giocare Haas, Ricci e Bandinelli. Come trequartista troviamo Bairami e davanti Mancuso e Cutrone. Non è da escludere anche un assetto più difensivo che preveda una sola punta, in questo caso Mancuso. Risponde il Venezia con Lazzarini in porta, difesa con Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni e Aps. Poi abbiamo a centrocampo Cornigoi, Busio e Eymans. Non ce la fa Perez perché ha rimediato una contusione al ginocchio in nazionale. E davanti abbiamo Aramu, all'esordio in questo campionato, con Henry e Johnsen. Per quanto riguarda l'Empoli, vedo bene Mancuso, Bairami, ma anche Luperto in difesa, che ha fatto una straordinaria prestazione contro la Juventus. Per quanto riguarda invece il Venezia, vi dico Aramu, ma anche Eymans. Passiamo ora a uno dei big match di questa giornata, ossia Napoli-Juventus. Il Napoli quasi in formazione tipo, infatti manca solo Demme, al suo posto giocherà Elmas, mentre per quanto riguarda tre quarti dovrebbe stringere i denti e farcela Zielinski. Per quanto riguarda invece la Juventus, tantissimi assenti. Infatti tutti i sudamericani non saranno convocati, mancheranno quindi Dybala, Cuadrado, Alexandro, eccetera. Quindi uomini contati per quanto riguarda Max Allegri. La formazione per la Juventus dovrebbe essere Szczęsny in porta, sugli esterni De Sciglio e Pellegrini, poi due centrali di difesa con Bonucci e Chiellini, centrocampo un po' reinventato a 4 con McKennie, Bernardeschi sugli esterni, Rabiot e Locatelli in mezzo, davanti Morata, con a supporto Kulusevski. Non è da escludere dall'inizio Keane. Sicuramente sarà un match combattuto, come è già avvenuto in passato tra queste due squadre. Vedo meglio per quanto riguarda l'esito finale della partita il Napoli e tra i suoi giocatori vedo particolarmente bene Insigne e il duo difensivo, sia Koulibaly e Manolas. Mentre per quanto riguarda Juventus vedo bene Chiellini e McKennie. Tanta assenza anche in casa Atalanta, all'interno di Atalanta-Fiorentina. Abbiamo in porta Sportiello, favorito su Musso che rientra dalla nazionale. Poi abbiamo Gimsiti, Palomino e Toloi, ma potrebbe vedersi anche Demiral. Poi abbiamo Gosens, Freuler, Pessina e Zappacosta, favorito su Maele, ma il ballottaggio è molto serrato. In avanti abbiamo Ilicic e Malinowski a supporto di Piccoli. Ma potrebbe agire anche Ilicic prima punta con l'inserimento di uno tra Miranchuk e Pasalic. Mentre per quanto riguarda la Fiorentina abbiamo Dragoschi in porta, Venuti a destra favorito sul neoarrivo Odriozola, poi abbiamo Milenkovic, Nastasic e Biraghi, centrocampo tipo per la Fiorentina ossia con Torreira, Castrovilli e Bonaventura, poi abbiamo Calleon, Vlahovic e
avvantaggiato Sottil su Gonzalez. Potrebbe essere una partita più combattuta del previsto. Per quanto riguarda l'Atalanta, vedo molto bene Ilicic e Zappacosta, mentre per quanto riguarda la Fiorentina, vi dico Vlahovic e Bonaventura. Passiamo ora a Sampdoria-Inter. La Sampdoria si schiera con quella che dovrebbe essere la formazione tipo, a parte il ballottaggio per questa giornata tra Berezinski e De Paoli e tra Adrien Silva e Ekdal. Fa il suo esordio molto probabilmente anche Ciccio Caputo dal primo minuto, ma non è da escludere un assetto più difensivo con un trequartista alla Verde. L'Inter si schiera invece con Handanovic in porta, difesa tipo, probabile Dumfries al primo minuto a destra e Di Marco in leggero vantaggio su Perisic a sinistra. In mezzo al campo Barella, Brozovic e Calhanoglu, Sensi potrebbe fare il trequartista a supporto dell'unica punta, Dzeko. L'Inter sulla carta parte ovviamente favorita, ma la Sampdoria sicuramente non si tirerà indietro. Per quanto riguarda la Samp, vedo favoriti Caputo, all'esordio potrebbe già lasciare il segno, ma anche Candreva, grande ex. Mentre per l'Inter vi dico Dzeko, ma vi dico anche Acan Calhanoglu. Passiamo ora a Cagliari-Genoa, abbiamo Cragno in porta, ristabilito, con Carboni, Cepitelli e Valuchievic, centrocampo con Dalbert e più Zappa di Nandez sulla destra, poi Strootman, Marin e Deiola in mezzo. Davanti confermati Pavoletti e João Pedro. Il Genoa risponde con Sirigu in porta, poi neoacquisto Maximovic insieme a Biraschi e Capitan Criscito, poi esterni dovrebbe essere Fares, anche lui neoacquisto, Iglione, completano il centrocampo Sturaro, Badeli ed Hernani. Abbiamo poi Pander e Caicedo davanti. Per quanto riguarda il Cagliari, vedo bene João Pedro, Marin e Zappa. Mentre per il Genoa vi consiglio Criscito, attenzione ai calci di rigore, e anche Pandev. Passiamo ora all'analisi di Spezia Udinese, lo Spezia che ha recentemente reintegrato Zola in gruppo, ma quest'ultimo dovrebbe partire dalla panchina. Abbiamo Zoet in porta, poi probabile assetto a 4 in difesa, anche se non escludo a priori l'utilizzo del 3-4-3 che abbiamo visto nelle primissime giornate. Comunque a 4 in difesa ci sarebbe Bastoni a sinistra con Ferrera a destra, in mezzo Nikolao e Ristov, poi abbiamo Maggiore, Burabia e Kovalenko in mezzo, in attacco abbiamo Jasi, Verde a supporto di Salcedo, in leggero vantaggio su Colley. L'Udinese risponde con Silvestri, Bekau, Nuitink e Samir, gli esterni dovrebbero essere Strigel Larsen e Molina, in mezzo Aslan, Wallace e Pereira, davanti due giocatori brevilinei, ossia Pussetto ed Deulofeu. Dalla panchina, Beto. Sarà una partita combattuta perché lo Spezia ha bisogno di iniziare a fare punti, ma vedo comunque favorita l'Udinese. Per quanto riguarda l'Udinese, vi consiglio i due davanti che possono creare scompiglio con la loro rapidità, vista la difesa dello Spezia, ma anche Molina e Pereira. Per quanto riguarda invece il club spezzino, vi consiglio Verde e Maggiore. Analizziamo adesso Torino-Salernitana. Abbiamo Milinkovic-Savic in porta, Rodriguez, Bremer e Izzo in difesa. Ansaldi e Singo dovrebbero essere gli esterni, con Mandragora e Lukic in mezzo. Esordio di Brecalo sulla tre quarti con Piazza e Sanabria favorito su Belotti, che sta recuperando ma non è al 100%. Salernitana con Belez in porta, Strandberg, Gionberg e neoacquisto Gagliolo, gli esterni saranno Ruggeri e Checreda, in mezzo al campo Obi, Tacchio e Koulibaly, non c'è Capezzi, davanti abbiamo Bonazzoli e Simi. Per quanto riguarda questa partita, sarà una partita in cui il Torino, secondo me, sarà la squadra che farà il gioco, la Salernitana partirà in ripartenza, in contropiede, è comunque un match aperto. Per quanto riguarda il Torino, vedo bene sia Bremer che Brecalo. Per quanto riguarda invece la Salernitana, vi dico Bonazzoli e Di Tacchio. Passiamo ora ad un altro big match di questa giornata, ossia Milan-Lazio. Il Milan si schiera con Maignan, poi difesa titolare. A centrocampo potrebbe rivedersi Kessié dal primo minuto con Tonali. Sulla tre quarti abbiamo Rafael Leão favorito su Rebic, Diaz e Saelemaekers, davanti il ritorno di Zlatan Ibrahimovic. La Lazio risponde con Reina, poi abbiamo Marusic favorito su Lazzari che non ha ancora recuperato del tutto, abbiamo poi Luis Felipe, Acerbi e Isai. In mezzo al campo i tre dell'Ave Maria, diciamo i tre titolari per quanto riguarda la Lazio, davanti
Immobile, anche se non è al 100%, dovrebbe esserci. Poi Pedro e Felipe Anderson. Dalla panchina, Zaccagni. Mi aspetto una partita tosta, fatta anche di bel gioco, un gioco veloce, mi aspetto da entrambe le parti. Vi dico, per il Milan i miei consigliati sono Ibrahimovic, Diaz, che sta vivendo un ottimo momento, ma anche Theo Hernandez, che potrebbe averla meglio su quella fascia contro Marusic. Comunque, un avversario sulla velocità di tutto rispetto. Per quanto riguarda la Lazio, vedo invece particolarmente bene le due mezzali, ossia Luis Alberto e Milinkovic-Savic. Passiamo ora a Roma-Sassuolo, match molto interessante che vi ricordo seguiremo insieme sulla piattaforma Viola. Trovate qua il link al mio canale per iscrivervi. Abbiamo, per quanto riguarda la Roma, Rui Patricio in porta. Poi Calafiori favorito su Vigna di rientro dalla nazionale, si rivede Smalling con Mancini e Castrop. I due mediani saranno Vertu e Cristante, poi tre quarti con Mkhitaryan, Pellegrini e Carles Perez in vantaggio su Shomurodov e Zaniolo. Abbiamo poi Abraham, prima punta. Il Sassuolo risponde con un modulo speculare, con Consigli in porta, Torjan e Rogerio gli esterni bassi, Kjaer e Ferrari in mezzo, Lopez e Frattesi in mezzo al campo, poi tre quarti con Berardi, Juric e Bogà e davanti Raspadori. Vedo bene per questa partita da tre quarti della Roma, in particolar modo appunto con Mkhitaryan e Abraham. Poi abbiamo ovviamente Vertu che non si può lasciare fuori in questo momento, ma anche Karsdorp secondo me può fare bene. Per quanto riguarda il Sassuolo vi dico Berardi e Raspadori. Passiamo all'ultima partita di giornata, ossia quella in programma per lunedì sera tra Bologna e Verona. Il Bologna si schiera con Skorupski, poi Ichi e De Silvestri sono gli esterni con Bonifazi e Medel adattato a difensore centrale. Svanberg e Schuten in mezzo al campo, i tre quarti dovrebbero essere Orsolini, Soriano che rientra dalla squalifica e Sansone. Prima punta Arnautovic. Verona risponde con Montipò in porta. Gunther, Ceccherini e Magnani in difesa, gli esterni classici ossia Faraoni e Lazovic, Miguel Veloso, Tamese, Barak e Ilic a supporto di Lasagna, anche se in questo caso è vivo il ballottaggio con le altre punte. Sarà una partita aperta, non mi stupirei se ci fossero molte reti segnate, per questo vi dico i miei consigliati del Bologna sono Arnautovic, Orsolini, ma anche De Silvestri, dobbiamo sfruttare il suo momento di forma, ragazzi. Invece vedo bene per quanto riguarda il Verona sia Faraoni che Barak. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate anche voi, se avete dubbi di formazione, se avete deciso anche di puntare in maniera forte su qualche giocatore in particolare per questa giornata, scrivetemelo qua nei commenti. Vi ricordo gli appuntamenti di questi giorni, stasera ore 19, prima live per giornata, dove andremo a vedere i vostri dubbi di formazione da vicino. Domani ore 13 all'una di pomeriggio ci rivedremo per la seconda live per giornata e poi domenica dalle 20:15 sul canale Viola vi aspetto per vedere insieme, per vivere insieme le emozioni di Roma-Sassuolo. Sempre in ottica calcio, ma soprattutto fantacalcio e Project X che sta per iniziare. E per quanto riguarda Project X, ragazzi, mi raccomando, attenzione ai post su YouTube e ai vari canali social targati pro fantacalcio. Come sempre, ragazzi, lasciate un bel like, iscrivetevi e attivate la campanella per questi altri contenuti a livello fantacalcistico. Come vedete, ce ne saranno una marea nelle prossime settimane e noi ci vediamo al prossimo video.